Buonasera a tutti i genitori, sono il maestro Giuseppe, portavoce di tutti i maestri. Ho delle cose da riferirvi riguardo la didattica a distanza. So che stiamo attraversando un periodo difficile tutti quanti, ognuno di noi. Questo momento non è facile per nessuno, però abbiamo delle cose da comunicarvi, come accedere su Argo, come consultare i compiti e come caricare i compiti dei vostri figli. Vi faccio vedere adesso un video che spiega come fare. Buona visione. I genitori devono andare sul sito argofamiglia.it e insomma il portale famiglia. Qui dovranno cliccare su accedi e quindi si ritroveranno con questa schermata. Questa schermata consentirà di inserire il codice della scuola, il nome utente e la password. Sono in pratica i dati che tutte le famiglie hanno ricevuto per utilizzare il registro elettronico. A questo punto si troveranno all'interno di questo ambiente con i servizi alunno in evidenza. Bisogna invece che si vada alla scheda documenti. Dentro documenti, gli alunni che entreranno attraverso appunto il portale famiglia si ritroveranno questa icona che apre la bacheca, bacheca scuola. In questa bacheca troveranno tutte le comunicazioni, i compiti assegnati attraverso la bacheca di tab dei docenti e vi faccio vedere esattamente, questo è esattamente quello che vede lo studente. Allora, questo in sostanza come accedere e come consultare i compiti. Adesso vi faccio vedere come caricare i compiti fatti dai vostri figli. In questo caso interessa un'altra cosa, cioè a noi interessa in pratica che da questo ambiente, ambiente documenti, gli studenti o le famiglie, i genitori, i figli minorenni, se hanno accesso a questa sezione, anzi ce l'hanno sicuro, invino, restituiscano, diciamo così, i compiti assegnati. Come lo si fa? Lo si fa da questo pulsante condivisione con i docenti. Cliccando su questo pulsante viene fuori l'elenco dei docenti che fanno scuola in quella determinata classe dell'alunno che è entrato in Argofamiglia. Dunque si individua il docente a cui restituire il compito, Arezzo Paola. Dopodiché si fa l'upload del compito, qui si mette la descrizione, questo è il compito, non so, di fisica che mi ha assegnato, si sceglie il file da associare, mettiamo uno qualunque, dei file che ho, quindi il file viene pescato dal computer dello studente, della famiglia che sta inviando e restituendo il compito. Dopodiché si fa conferma. Questa qui non va spuntata. Conferma. Ecco, questo è il compito restituito dalla famiglia che poi sempre in Arco Scuola Next, il docente si ritroverà caricato. Ok, perfetto. Risulta in questo momento da parte nostra necessario darvi questa utile informazione, spero che lo sia stata. Per qualsiasi cosa, potete contattarmi. Io adesso lascerò il numero di telefono al rappresentante, qualora sia necessario per qualsiasi necessità. Buona serata e grazie.